scuola un po' diversa dalle altre, dove c'è sacrificio, c'è didattica, ma c'è anche la possibilità di confrontarsi con i propri limiti e superarli giorno dopo giorno. Guardi, non poteva dare una definizione migliore della nostra scuola. L'Istituto Paolo Baffi è una scuola tecnica con un percorso di amministrazione, finanza e marketing che poi prende la strada delle relazioni internazionali e del sistema informativi, ma è anche istituto professionale alberghiero, che adesso ha una nuova denominazione, per l'enogastronomia e l'accoglienza turistica. Il bello proprio di questa esperienza scolastica è quello che quotidianamente vediamo durante le attività, soprattutto laboratoriali ma anche in classe, è la capacità che si viene a creare nei ragazzi di voler fare squadra. È un lavoro di cooperazione, di continuo confronto, di messa alla prova delle proprie capacità e della volontà proprio di migliorarsi sempre, no? Perché ecco, saper fare bene un macaron, ad esempio, nel corso pasticceria, riuscire a fare un cocktail o posizionare un tavolo secondo una mise en place di stile alla francese, eccetera, diventa per loro sempre un momento di crescita. Vuol dire dare la mano a questi ragazzi ad inserirsi in un contesto professionale, facendo una scelta consapevole, e chiaramente la scuola deve dare una mano ad ampliare le conoscenze e le competenze per fare in modo che questi ragazzi possano inserirsi sia sul territorio sia in un ambito molto professionale. Questa è una classe seconda e oggi stiamo realizzando delle lezioni con delle basi pasticceria per cercare di trasmettere loro la passione e per fare in modo che qualcuno possa scegliere questo percorso e fare, diciamo, gli ultimi 3 anni, terzo, quarto e quinto anno, specializzandosi in questo settore. La scuola deve formare i giovani, ma deve anche in qualche modo dargli delle prospettive di lavoro. Questa scuola in particolare su questo è un'eccellenza. Sì, siamo risultati anche, insomma, con grande soddisfazione tra le scuole in Italia che hanno la maggiore capacità di impiegare i ragazzi nel mondo del lavoro. Il territorio di Fiumicino parla da solo, ogni weekend abbiamo veramente la città di Roma che si sposta per venire a pranzare, a trascorrere la domenica, il sabato, ecco, qui in città, sul litorale, dove i nostri ragazzi hanno trovato negli anni occupazione nelle strutture sia ricettive che ristorative. Quindi grande soddisfazione da questo punto di vista. Un corso come questo, oggi come oggi, che cosa dà? Dà garanzia di un futuro ai ragazzi che vogliono inserirsi molto facilmente, rapidamente nel mondo del lavoro, dell'enogastronomia, di sala e di cucina, anche di accoglienza turistica. Il nostro corso, soprattutto di sala, si baserà sulla sommellerie, sul servizio a tavola e sul bartender. La sommellerie riguarderà il vino, conoscenze del vino, dei vitigni autoctoni, degustazione di vini, mentre di sala l'etichetta, il bon ton, il servizio a tavola, il saperseri a tavola, il sapersi muovere tra i tavoli e avere anche una deontologia professionale importante, saper essere un buon professionista e saper dialogare con i clienti, mentre per bartender la conoscenza dell'alchimia del bar, della miscelazione, del modo di scegliere i cocktail e di preparare e di servire, cioè dare quel gusto al palato e quell'effetto ottico. Poi l'inserimento, lo dicevo, nel mondo del lavoro è facilitato perché ci sono tantissime richieste sia in Italia che all'estero, e poi possono anche accedere verso un percorso universitario, scienze dell'enogastronomia, cioè quasi a tutti i corsi di laurea. Ultima cosa, anche il corpo docente mi sembra di assoluto livello, non dico chef stellati, ma ci siamo quasi.
Sì, nell'ambito, sia nell'ambito proprio degli insegnanti tecnico-pratici, siamo ad altissimo livello, ma anche diciamo nel corpo docente per quanto riguarda lo studio delle materie curricolari, dove c'è un bel nucleo di docenti che sono qui da tantissimi anni. E quest'anno purtroppo, sapete, con la pandemia certamente abbiamo sofferto anche noi delle assenze dovute proprio a questa Covid-19, però ecco, c'è la volontà di recuperare, di stare in mezzo ai ragazzi. Abbiamo tenuto sempre aperti i laboratori, anche l'anno scorso quando ci fu chiesto appunto di poter anche chiudere, no, l'attività laboratoriale. Noi abbiamo scelto di continuare a stare con i ragazzi almeno durante le esercitazioni, ecco. Quindi una grande volontà soprattutto di includere e di stare vicino ai nostri giovani.